Oh, quanto sei formoso, Ah, bravo, guarda qua. aiuto! Ma che schifo! Ma se ma ci stavo provando con Gabri Ma pure, ma stavi smetti. registrando. Sì, stavo registrando ovviamente, ma allora. Dai. Se. Allora, nonno, se spacchi ancora un'altra volta, io ti giuro che ti No, faccio fuori con le scusa, mie mani su Minecraft! riparo, Ripara aiuto, ho immediatamente, riparato, ho Crud! chiuso Ma tutto, ho scusa, ma chiuso allora tu sei tutto. deficiente, tu sei deficiente. Gabri, fuori, vai Sì, via! ciao. Ciao! Allora, tu sei deficiente, cioè a me sembra di Scusa, parlare scusa. con un deficiente spesso. Cioè, ma sei. Ma che problemi qua? Quali sono i tuoi problemi mentali? Cioè, io veramente, boh, ragazzi. Hai ragione. Oh, va bene, E cosa dobbiamo forza. fare? Cosa dobbiamo La fare? casa diamante contro casa diamante, ok? Va Casa bene, va diamante. bene, va benissimo. Molto bene. Ok. Adesso iniziamo subito a fare una casa tipo un po' diversa dalla scorsa volta. Cioè, facciamo anche Ok. un po' una forma, no? Tipo, cioè, Va ovviamente bene. tutto quanto coordinato, cioè nel senso non deve essere strana, ok? Deve essere È tutto storta, quanto sì. Sì, nemmeno storto, esatto. Tipo, ecco, stavi già sbagliando. Stai già sbagliando. esatto. Fermo, guarda, controlla, guarda, così praticamente. Devi cercare di Ok, emulare la stessa forma, ok? Vedi? ho capito, va bene, va bene. Esatto, proprio così, molto Molto bene. bella. Sì, esatto, molto più bella rispetto alla E scorsa volta. formosa. Sì, formoso soprattutto, che a te piacciono le forme un po' Eh strane, sì. no? Sappiamo bene che ti piacciono tanto le forme a te. Tu sei un appassionato delle forme, ma ancora hai rotto ancora una. Sì. Guarda che hai Non ho rotto. rotto, almeno non credo. Sì, hai rotto, lo dico io che hai rotto, ma Dai, no, pure le scusa. pappole hai rotto, però a sto punto, scusami tanto, eh. Va Scusa, bene. scusa. Adesso ovviamente tira su questa casa, quindi forza. Io scelgo le finestre, quindi Ok, va bene. Windows. Cosa ho scritto? Wando, cioè cos'è? Windows, ok. No, Windows. Ok, adesso io sceglierò una finestra gialla. Portante, Gialla. sceglierò una. Sì, gialla perché è più bella gialla. No, ho scelto la Beh, finestra. ci sta, ci sta. Window. Ma dai, ma perché sono Rosa. ragazzi, perché sono deficiente? Cioè, nel senso, ditemelo voi, perché io non lo so. Cioè, avrò qualche malattia strana. Beh, Boh. secondo me però neanche rosa. Rosa ci sta, dai, non è così brutta. Beh, però dai, diciamo che ci sta meglio il giallo qua con Cioè, qual è l'opposto l'azzurro. dell'azzurro? Secondo me è Il rosa, giallo, però no, già. è il giallo, fidati di me. Vabbè, mi fido. Le studio queste, cioè, non è vero mai nella vita. Cioè, dovrei Ah, va fare. bene, hai Comunque, ragione. ragazzi, cioè, adesso vi racconto un aneddoto se vi interessa. Praticamente, io dovrei sapere i colori, no? Perché faccio un indirizzo che si chiama grafica e comunicazione a scuola. E però, insomma, faccio un po' schifo. Non so molto bene i colori, E questi come? non li ho mai saputi. E quindi. Daltonico? No, non so andare. Ma quanto sei ignorante Ma comunque. che ne so? Cioè, mamma mia, cioè proprio. Poi mannaggia, devo No, fare cosa? tutto io. Sto facendo Tutto la io. finestra? Oh. No, non sai farla, ovviamente. La so fare solo io la Vabbè, finestra. hai ragione. Sono stupido. Raccontami tu un tuo aneddoto. Tu che tipo di scuola. No, che schifo. No, non parliamo della scuola che fa schifo la scuola. No, esatto, no, non Piuttosto. pensiamo alla scuola. Brutti Ma infatti. ricordi. Ma perché il tuo microfono fa schifo? Me lo spieghi? Cioè, perché quando tu parli a volte si abbassa? A Ma caso. come? Ma Sabà, ma io tengo di solito la stessa voce, cioè il stesso livello. E si abbassa invece a volte, non so perché, cioè, secondo me hai problemi Boh, non ho tu idea. strani. Sì. Invece adesso scegliere delle stairs, ok? Delle stairs, Ok. che sarebbero le scale per chi non lo Pavimento sapesse. giallo, buonanotte, giallo. Sì, il pavimento giallo, però mi raccomando non farlo lì, ok? Sì, Esatto. però Esatto, fai il pavimento. altezza finestre, cioè, boh. Vabbè, Sì, va va benissimo. benissimo anche perché poi queste finestre alte, poi qua vai e fai. Ah, che bella giornata oggi, Sì, una puoi distesa. guardare le Sì, cose. Sì. Puoi assolutamente. spiare. Sì, ma puoi spiare tutti qua. Poi chissà chi spii tu, perché tu spii un sacco di No, io spio. persone. Non spio nessuno, spio tutti, quelli che vedo. Ah, bello, quindi cosa vuol dire? Cioè, mi devo preoccupare? No, Ma cosa ha fatto no. Gabri? C'è una lacrima? Ma scusami, non è un diamante. Oddio. Ma poi come fa a fare essere È un. una goccia, cioè. È una goccia un po' strana, però vabbè, dai, ci sta. Allora, door, mi raccomando. Ok, perfetto. Scegliamo una giusta porta, perché ragazzi, è importante scegliere una giusta porta per Eh sì. una giusta casa, no? Dopo tutto, le nostre La case. facciamo così. Come? Scusa se ti interrompo, così però Sì, però il se devi spiegare. soffitto. No, vabbè, ma se te sei deficiente, secondo me. Cioè, secondo me tu hai qualche problema. Non Se so devi parlare. Ma parlare. infa. Ma scusa, mamma mia. Ragazzi, perché. Va bene, ok, prova a dire le cose come dovevi dirle inizialmente. Forza, Non dimmi, so vai. fare, non so fare. Qual è la tua domanda? Dimmi un attimo la tua domanda, Non me la vediamo. ricordo più. Bene, grande. Cioè, beh, bellissimo, no? Certo, è una cosa veramente magica quella che stai facendo tu. Esatto, facciamo No, così. ero tutto
Hai rotto tutto. Okay. Vabbè, fai tu il tetto, fai tu il tetto. E comunque sì, io il tetto lo farei. Ma scusa, stai copiando Gabby? No, no, ma cosa no, dici? Ma tu quando mai? Io direi anche di metterci qualche scaglia di diamante così a volte, no? Ci sta, secondo me. Sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Ci sta. Questa è una casa un po' strabica. Guarda, c'è pure la bocca. Vabbè. No, vabbè, vieni da davanti. Ma cos'è? Ma non è normale. Cioè, vabbè, ok, va bene, va bene. No, no, cioè ci sta. Non dobbiamo sconsiderare le nostre scelte. No, ma assolutamente, assolutamente. Estetiche e non estetiche. No, ho scelto una musica paurosa. Ogni volta io devo sistemare un attimo questa playlist che non va bene affatto. Ok, è un po' bruttino, vabbè. Mi interessava questa cosa, secondo te? Cioè, secondo te? Sì, è la nostra casa. Vabbè, però non sto parlando di questo in questo momento. Piuttosto cerca di fare le cose bene. E poi TV. Ok. Modern TV. Qua. Ovviamente tu non sai ancora come si fa la TV, vero? La GIF. No, non ne ho la più pallida idea. Quanto sei ignorante, però. Certo che tu sei. Ha proprio un'ignoranza tale che proprio le ragazze. Lo so, lo so. Ma parla alto! Come? Scusa, dai. No, io pensavo di parlare bene. Ero convinto di parlare bene. Ma cioè, allora, guardate ragazzi che non sembra, ma ogni video io ogni assurdo volta perdo la voce perché c'è qualcuno che parla male. Che ogni volta, ma ogni volta, cioè tu dici... Sono sempre io, mi sa. Sempre tu, sempre tu. È tutta colpa, cioè nel senso, ogni volta. Dai. Ma non lo so, non è normale come cosa. Dovresti un attimo cercare di riconsiderare, non lo so, il tuo cervello. Non lo so come funziona poi. Mannaggia. Sì, ma davvero, Allora, cerchiamo di mettere anche una cucina qua. Tipo, io qua metterei il fornello. Ci sta okay. Il fornello qua. No, il fornello ho detto, perché non ho messo il... Dai. Mettiamo il fornello. Eccolo qua. Sì, confida in me. Confida in sto cappero di vino. No, ma dai. Ho detto questa cosa. Non lo so nemmeno. Vabbè. Vai, un angolino cucina così va bene anche. Dai, dai. Anzi, vai, mettiamoci anche il frigo. Sì, 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 sì. Fridge. È importante il frigo perché poi dopo noi qua ci mettiamo tutte le cose più belle. Però dobbiamo scegliere quello buono perché dovete sapere che i frigoriferi si scelgono. Poi dopo si ammuffisce il cibo se prendiamo una cosa schifosa. Invece brutti. Sì, esatto, invece se mettiamo una cosa fatta bene, un frigo buono, poi è più bello, no? Ovviamente è più bello dopo. Poi se no poi dopo che... Voi che cibo ci mettete nel frigo? Ve l'ho chiesto anche la scorsa volta, mi sa. Devo un attimo riconsiderare le domande che faccio. Tipo, voi cosa ci mettete sul letto tipo a volte? Perché io a volte ho anche... Sul letto? Sì, io sul letto a volte ho tante cose. Ma cosa c'hai sul letto? Io non so nulla. Vabbè, a volte diciamo che ci metto, non lo so, i dolci per dire. Ho messo un frigo bar qua. Perché ho messo un frigo bar? Vabbè, poi sto dicendo. Non lo so. Ok, perfetto. Guarda cosa ho trovato, la polvere di diamante, bellissima. Bella, no, esatto. Hai fatto bene, no, hai fatto bene a mettere la polvere di diamante. No, io qua ci metterei anche un po' di poster sul muro perché i poster secondo me. Sì, abbellisco tutto. Tantissimo, ma tantissimissimo. Tipo, avete mai visto Children of the Corn? Oppure Sì, famosissimo, lo conosco, sì. Ma sì, ma tutti lo conoscono, oppure non è vero, scherzo, ovviamente non l'ho mai visto. Batman, tutti lo conoscono, ragazzi, forza, super. Che cos'è Batman, scusa? Ma senti, stai zitto perché... Dai! No, Cosa? Ok, no, stavo mettendo musiche bruttissime, tipo quelle inquietanti che fanno paura, che fanno venire la... Sì, che fanno venire la cagarella. A te è mai capitato che ti venisse la cagarella? Raccontaci i tuoi aneddoti, tipo a scuola. Sì, mi è capitato. No, a scuola no, cioè... Come a scuola no? Cioè, nel senso... No, la cagarella a scuola no, non è mai capitato. Ah, ma chi è che è capitato? Dai, a nessuno. Ma, insomma, qua non dovrei... Cioè, nel senso... su via, cioè, nel senso... Poi non ti dovresti vergognare affatto e poi comunque non dovresti giudicare le persone a cui è capitato. Perché comunque facendo così stai giudicando. No, ma assoluto. Cioè, io. Nel senso, sì, tu. No, la nonna Gelsomina. Cioè, veramente, io non dai, so. No, allora io no, non. Vi voglio bene anche quelli che si sono. Cioè, che hanno fatto la cacca. Vabbè, lasciamo perdere, dai, questa cosa. Ecco, lasciamo perdere. Ok, esatto. Ho messo un po' di cose qua molto belle. Molto belle. Molto bello, sì, molto bello. Si è riempita un po' la casuccia. Mettiamo sì, anche. Però è vuota. Tu sei il letto. Però la tua testa è vuota in realtà. Il letto. Anche. Il letto, hai ragione. Ma sai dove lo mettiamo il letto? Sì. Oddio, l'idea del secolo. Qua. Così almeno tutti ci spiano. Tutti spiano. Ma no, è brutto. Privacy zero dopo. Vabbè, ho capito. Dove lo vuoi mettere, scusami? Qua? Però sì, è brutto. No, è brutto. No, scusami. Deve essere sicuro più in mostra. Sì, va sì. Bene. Diciamo, spostati. Mannaggia te. Ok, perfetto. No, è orribile, scherzavo. Mettiamolo qua che è meglio, dai.
Ok, perfetto, un letto singolo, più o meno, dai. Mettiamoci anche il comodino, tipo, no? Oppure mettiamoci tipo... Fai vedere? Cosa possiamo mettere? Ci possiamo mettere... Scusa, stai parlando basso, tu come al solito, no? Scusa. Cioè, perché dovresti un attimo, ripeto, riconsiderare tutte le cose che stai facendo in questo momento, perché sennò poi dopo Dunis urla male di nuovo, come è già successo 30 volte. Sì, esatto. Lo so bene io. E poi dopo è brutto urlare, no? Perché poi perdo la gola, sì, proprio la gola la perdo completamente. Guardate quanto viene carina se io faccio così, così, poi così. Ok. Guarda cosa ho pensato, di mettere anche i telefoni costosi, perché c'è una casa di diamante, deve essere costosa. Hai ragione, hai ragione. Cos'è? Dove l'hai messo? Ho trovato un iPhone XS, mamma mia. Guarda che bello. Che buono. Chi è che ce l'ha di voi? Guarda, ne metto due. iPhone XS. Oppure ditemi chi di voi ha l'ultimo iPhone, l'iPhone 12 Pro Max, che, almeno da quando registriamo questo video. C'è l'iPhone 12 Pro Max, poi dopo non lo so. Poi magari tipo lo vedranno nel 2050, ci sarà l'iPhone 3000. Vabbè, esatto. Nel caso, ma ti immagini l'iPhone 3001 sarà una rivoluzione del mercato nazionale, non nazionale. Ma le bambole che volano persino. Sì, esatto, una bambola che vola, è indemoniata. Perché, esatto, dovete sapere che a volte le bambole possono essere possedute. Annabelle ce lo insegna bene, no? Il film. Esatto. Lo sapete, esatto, bene. Esatto. Poi cosa possiamo aggiungerci? Quello là fa paura. Poi cosa possiamo aggiungerci? Possiamo aggiungere cose le vending machine. Chi è che non ha in casa, dico, allora, in casa... Vabbè, i ricchi sì, dai. I ricchi ce li hanno, e come, le vending machine, tipo qua, ok, la Coca-Cola e poi questa, però, ok, va bene, però abbiamo nascosto una l'iPhone. Una postazione. Hai ragione, dove ce lo mettiamo però? Davanti alle finestre è un po' bruttino, ma stai parlando basta? No, è impossibile. Io te lo sto dicendo, no, mi sa che ti devo prendere un microfono a te, perché non è normale. Allora, dove, scrivania, com'è che si dice? Desk. Desk, esatto. Bravissimo. Però una scrivania più bella, non così, perché una colorata. Allora, no, anzi, facciamo così, io l'idea del secolo. Ci mettiamo, usiamo sempre le cose della Crayfish, che sono tutte colorate, più belle. Ok, quindi sì, sì, sì. Ok, perfetto, allora usiamo, prendiamo una scrivania rossa e poi dopo prendiamo il computer. Magari ce lo prendiamo. Il computer. Ok, guarda, hai fatto anche bene, e anche la stampante, perfetto. E poi qua ci mettiamo questa cosa qua. Ma davanti, io avevo trovato cosa questo, hai fatto? Non è più carino. Ma no, è che è tutto triste e scolorato. Ok, non perfetto. Si apre sto coso. Come no, come ti devi shiftare. Manna, non sai fare niente. Ma stai io ti giuro, stai parlando basso. No, cioè, dai, non è possibile. Ma ancora, ma alza la voce, non abbassarla se te lo sto dicendo. Mamma mia, cioè veramente urla, cioè parla più alto, no? Parla, forza. Ma se urlo dopo la fine, lo sai. Urla? Non posso urlare. Ora stavi parlando bene. Ok, ora è diverso. Ma poi perché non puoi urlare? Veramente tutti possono urlare nella vita. Cioè, chi è che non può urlare nel 2021? No, io non posso urlare. Abbiamo finito. Drin. Non proprio, va bene, ci sta. Sposta Gabri. No, come non proprio? Okay. Sì, no, ci sta, guarda. Quanto... È l'esterno non mi convince, ecco. L'esterno, vabbè. Abbiamo finito. Nel senso... L'ho spostato. Sì, allora. Sì, no, non ho finito. No, non importa assolutamente, anche perché poi dopo ormai. Sì. Esatto, ormai. Ma io devo finire. Vabbè, credo di aver finito ora. Drin, la campanella è suonata. Possiamo faccio iniziare. Faccio un trucco. Vai, fai il trucco. Vediamo il trucco di magia. Ecco. Ah, perfetto. Allora, iniziamo dalla nostra. No. Cosa? Forza, vieni subito, ignorante. Allora, arrivo. Guarda, la nostra casa, come puoi vedere dall'esterno, è molto bella perché sembra una M. Però fa l'ho notato. E poi dopo ma che finestre. Sono molto belle, però soprattutto qua è molto pieno di dettagli. Ci sono da considerare i dettagli. E poi qua c'è la polvere in diamante, molto bella. Vendi machine. Ok, abbiamo finito. Sì, però sono letto, dormito in questo. Ma no, io non dormo con nonno, cioè questa è la casa mia, perché è molto più ricca. Allora, casa tua, devo dire, molto carina. C'è pure il secondo piano. Eh sì. Wow. Arrivo, io sono rimasto un po' indietro, arrivo subito, eccomi qua. Però secondo me sei deficiente, perché io ti ho detto di usare i comandi, e invece cos'è che hai usato? Cioè, hai usato sempre gli stessi colori, il coso, è orribile. Ma poi è brutto. No, Gabri, usa i cavolo di colori, prima e ultima volta che... Ma non ho una cassaforte. Ma è così, è colorato. No, non è abbastanza colorato. Dovevi usare il giallo che ci sta bene con il blu, oppure il rosso che ci sta bene con il blu. Che brutto. Se permetti, lo decido io se è brutto oppure no. Quindi la prossima volta, Gabri, non dire, sono... mi nervosisco.
Più che altro che è un po' buia, cioè non c'ha finestre. Ripeto, claustrofobica. Io... Vabbè, questo è un altro conto. Poi io ho la luce, quindi va bene anche se è buia, non importa. Però è vero, non ha finestre. Ha avuto tempo. Questa è una cosa da considerare. O meno. Ultima volta qua che salgo qua sopra, c'è il letto, la scrivania con la postazione molto bella. Dai, ci sta. Ok, ragazzi, noi speriamo che vi sia piaciuto anche questo video. Molto bellino, molto carino. Dall'esterno però è molto bella quella di Gabri, dobbiamo metterla. Ops. Non so che però non è esplosa. Che tipo di problemi hai tu? Non so. Vabbè. Sì. Le scoregge. Votate, mi raccomando, nei commenti, mettete un emoji più non lo so, mettete una lacrima nei commenti se volete vedere questa di Gabri, invece mettete un diamante se volete votare invece questa di Dumas. Ma la mia è un diamante, non è un diamante questo. No, non è vero. La tua è una lacrima, appunto. Noi, ragazzi, ma non è vero. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.